come tanti cani a Lampedusa, nonostante abbia un proprietario abituato a girare per il paese liberamente, adora stare in mezzo alla gente. Pole position in qualsiasi avvenimento che ci sia, dalle messe piuttosto che le processioni. Qualsiasi evento lui è il primo, anche le feste per i bambini, l'uscita da scuola. Lui, che vedete, si aggrappa, perché sono ragazze. E ci va. Lui quando mi vede la sera, ci dice, qua Leo, oh, mi scappa, perché è pure che lo porta a casa. Io ho avuto 5 anni fa un incidente a Calacroce, ho dato tutti i denti, ho perso. Hanno portato con l'ambulanza all'ospedale, eravamo comprati malamente. La dottoressa mi fa, dice, ma che sai che c'è fuori? C'è l'amore tuo, c'è l'amore mio. E chi è? Apre la porta e c'era lui, dice, Leo, e che ci fai qua? Ma come fa a sapere? Ma sono intelligente, ma che lo sentono. Quando mi ha visto ha fatto, mamma, non hai paura mamma, non hai paura, mamma, non ha niente la mamma, e poi guarisce. Cerchiamo di seguirlo, perché nonostante lei abbia tentato di tenerlo anche a casa, proprio come un cane a guinzaglio, non c'è verso. Lui appena può riscappa e torna in via Roma. È uno dei cani insomma più particolari ed è quello a cui siamo particolarmente affezionati, perché sta sempre in giro, sempre in mezzo alle manifestazioni, e poi di tanto in tanto passava, soprattutto quando c'era la sorella, passava da qui, noi gli davamo il croccantino, poi quando davamo il croccantino se ne andava via. Leo è un nostro ospite ricorrente, perché avendo il pavimento in ceramica, quando fa tanto caldo, viene qui, entra, si spiaggia e guai a spostarlo. Quando era giovane saliva sui motorini e anche sulle meari, quindi a volte i turisti mi contattavano e dicevano, c'è un cane che non vuole scendere, era lui, che puntualmente voleva un passaggio per tornare magari in paese e saliva sui mezzi, insomma. Lui quando c'è qualche funerale è in prima linea sempre ad accompagnare i morti, calapisano, non manca mai. Ogni tanto decide che gli stai simpatico e ti segue tutto il giorno, proprio sembra il tuo cane per la vacanza. Quindi ti accompagna al mare, poi ti accompagna al pranzo, ti accompagna all'alloggio. Praticamente il sindaco, tutta la platea di gente lì è alla Porta d'Europa e lui è al centro dell'attenzione. Tutti guardavano Leo. Qui alla piazza c'è l'autobus. Ho detto un'amica mia, ho visto il tuo cane a Leo. Lui è andato dalla piazza, è salito, si è disteso. Quando è arrivato a Calacroce, lui è sceso. E ha fatto pure l'incontro e venire. Dice, ma come fa a stare così? Ma ormai è proprietario, lui è padrone di Via Roma, cittadino lampedusano a tutti gli effetti.